estropersonalità e creatività. Questi sono i fattori fondamentali di questo evento, Rock 10 e Lode, che vede protagonisti ragazzi con pensieri da grandi e anche tanta passione per la musica. Gianni, da cosa nasce un evento del genere? Ma in realtà questa manifestazione è l'atto conclusivo di un'attività progettuale che abbiamo realizzato nelle scuole in collaborazione con la SIA e finalizzata alla valorizzazione della creatività dei ragazzi, come gli studenti si stanno esibendo questa sera, e anche alla promozione del diritto d'autore, avendo questo partner importante come la SIA. Abbiamo realizzato nei laboratori nelle scuole già a partire dal giugno di 2 anni fa e questa attività è culminata in un primo concerto, un primo spettacolo realizzato nel dicembre scorso, in questo che oggi vede sul palco esibirsi 13 band provenienti dalle scuole superiori di Palermo e provincia. Tu sei stato autore di molte canzoni e anche allievo di Mogol. Cosa hai da dire a questi ragazzi? Ma io ho da dire a questi ragazzi che di esibirsi, di cantare e di scrivere soltanto per il piacere di farlo, al di là di quel del successo che potrà arrivare, della notorietà, perché l'atmosfera che c'è questa sera con questo tifo così sfrenato e così bello è la risposta più importante alla loro creatività, a quello che fanno. In ultimo, un ringraziamento a qualcuno in particolare. Ma io con la Lab Servizi Formativi, la nostra società, abbiamo, come dire, realizzato questo evento, ma che non sarebbe potuto sicuramente venire fuori così senza la preziosa collaborazione della sede regionale della SIA, e poi abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Assessorato regionale al turismo e della Direzione Scolastica regionale, e non ultimo Filtrucci, che ringraziamo, perché è importante fare questi eventi, ma è importante anche che ci sia qualcuno che veicoli tutto questo anche fuori, quindi grazie anche a voi. Vice direttrice Lo Monaco, quali sono i supporti che ha dato la SIAE a questa manifestazione? La SIAE è organizzatrice della manifestazione insieme alla Lab Servizi Formativi. Ormai la collaborazione tra la SIAE e la Lab dura da circa 2 anni e insieme abbiamo organizzato dei corsi di formazione per gli studenti delle scuole superiori in tema di diritti d'autore, tutela dei diritti d'autore, cultura della legalità proprio nell'utilizzazione del diritto d'autore, che poi hanno avuto come momento conclusivo queste manifestazioni in cui gli studenti stessi che hanno partecipato ai corsi di formazione si sono espressi con delle loro creazioni, della musica, delle composizioni inedite che hanno presentato alla giuria. Tanta passione per questi ragazzi, che futuro li aspetta secondo lei, Assessore? Il futuro che loro devono imparare a costruirsi e che noi grandi dobbiamo consentirgli di poter avere, un futuro in cui loro devono sentirsi protagonisti. Noi dobbiamo mettere le condizioni di poter avere più spesso questo tipo di occasioni che consentono al meglio dei giovani di andare avanti. Anche il rock, quello duro, che tra l'altro insieme all'aria condizionata domani per la cervicale saranno problemi seri, ma ho sentito anche tantissimi talenti, cose interessanti, testi molto molto intriganti. Questi sono ragazzi che faranno strada, e chiaramente qualcuno si è trovato qui per caso, però dico, non come i neri, quelli si trovano posto giusto, ecco, impingevano, sono passati a avere Strasburgo e impingevano qua al Metropolitano, però la maggior parte devo dire sono di qualità eccelsa, il che significa che la manifestazione è andata in porto nel modo più, ecco, desiderato dagli organizzatori. Ragazzi, allora, questo premio Filtrucci, siete contenti? Contentissimi, contentissimi, perché sappiamo che il premio è stato dato da gente veramente competente e quindi siamo davvero molto contenti. Noi ci chiamiamo Kingsman. Kingsman, però diciamo, il nome è straniero, in realtà cantiamo in italiano. Allora, abbiamo, a partire da questo lato, Marco Papale, il chitarrista. Poi abbiamo Davide Beninati, alla batteria. Poi abbiamo Nicolas Vella, tastiere. Poi abbiamo il bassista Claudio Iandolino, io sono il cantante Emanuele Minutella, e qui abbiamo la seconda voce di stasera, che è il nostro amico Filippo Gambino. Ok ragazzi, un in bocca al lupo e speriamo che ci sia per voi un bellissimo futuro. Crepi e buon lavoro per tutti quanti. Ciao, ciao! Ciao. Il vero mattatore della serata, com'è stata questa maratona? Oh, divertente, ha detto a un certo punto uno degli ospiti, ha detto...
La cosa bella è stata che tu ti sei divertito, perché ti sei divertito con i ragazzi, ed è vero, perché mi divertivo a sentirli suonare, mi divertivo anche per questa animosità che ci mettevano ogni volta che dovevano fare questa performance del loro pezzo, proprio perché loro l'avevano scritta con tutto il cuore. Ognuno di loro magari pensa che quello sia il pezzo più bello mai suonato, mai sentito, poi magari si scontrano con la realtà, ma è bello il fatto che abbiano quello spirito in quel momento in cui lo suonano, in quei 4 minuti.